Se gli altri fanno i saldi, noi facciamo gli sconti. Ottica Franchini, in via Marco Perennio, via Garibaldi, via Vittorio Veneto. Quando superi grandi traguardi e quando devi ripartire da zero. Quando andare avanti è un'impresa e quando è una passeggiata. Quando splende il sole e quando si scatena la tempesta. Quando la strada è in salita e quando invece è in discesa. Quando la vita non è rosa e quando finalmente lo diventa. Noi di Sara Assicurazioni siamo al vostro fianco in ogni tappa. Agenzia Sara Arezzo Arno, l'agenzia che ha a cuore la tua sicurezza. Ad Arezzo, in piazza Gori e Zucchi 7 e con i punti vendita di Città di Castello, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino e Cesa. Eccoci di nuovo ad una puntata di Per vederci più chiaro. Questa volta ci siamo trasferiti, come vedete, all'interno dell'agenzia Arezzo Arno di Sara Assicurazioni qui in Piazza Zucchi, anche per, insomma, davvero provare a toccare con mano quello che provano, no, i vostri clienti quando vi vengono a cercare, quando comunque iniziate un primo confronto e si mettono, diciamo, nelle vostre mani un po' a tutto tondo. Ecco, di che cosa parliamo questa settimana? Vedo alcune parole come patrimonio, come, insomma, parole chiave che sicuramente voi, ecco, trattate un po' tutti i giorni, ricordando che noi facciamo questo contenuto informativo proprio per, insomma, stimolare coloro che ci ascoltano a affidarsi a persone competenti, perché il mondo dell'assicurazione, come del resto tanti altri mondi che riguardano il lavoro, ti devi affidare a chi lo sa fare. Brava, beh, direi che nella tua domanda c'è già anche la risposta, molto chiara come sempre, Greta. Innanzitutto grazie, è un piacere avervi ospiti in una delle sedi dell'agenzia di Arezzo Arno sul territorio della Sara Assicurazioni. Sì, ovviamente in ogni nostra puntata c'è la volontà di rimarcare, di sensibilizzare sul ruolo importante oggi più che mai dell'assicurazione. Greta, l'abbiamo detto, ma continueremo a dirlo fino allo sfinimento. Negli ultimi decenni, con un'accelerazione soprattutto negli ultimi anni, abbiamo assistito a dei cambiamenti demografici, sociologici ed economici di una portata rivoluzionaria che hanno completamente ridisegnato la società moderna. E sicuramente questi cambiamenti comportano e comporteranno sempre di più la necessità anche di cambiare il comportamento, l'approccio nel modo di agire, di programmare, di pianificare. E senza dubbio i clienti devono diventare consapevoli cittadini di questi cambiamenti. Non possono continuare a fare come hanno sempre fatto. Devono convincersi, rendersi consapevoli che è necessario pianificare il proprio futuro, proteggere il proprio patrimonio nel tempo, per sé e per la propria famiglia, in maniera nuova, con strumenti nuovi, più efficaci, attraverso un approccio che deve essere diverso, di fronte
anche al mondo assicurativo, che sicuramente rappresenta l'eccellenza, una delle entità più importanti, più efficaci per appunto tutelarsi il proprio futuro e quello della propria famiglia. Non c'è dubbio, Greta, che abbiamo l'invecchiamento della popolazione, così come la precarietà e la disoccupazione, lo slittamento delle fasi del ciclo di vita. A 40 anni una volta quasi si iniziava a pensare, ma forse fra una decina d'anni vado in pensione. Oggi quasi si inizia la carriera. Oggi si inizia a lavorare, quindi con un problema sia di contribuzione, sia di un'attesa di vita più lunga, che hanno messo in difficoltà persino il sistema pensionistico. Per questo non possiamo più pensare di comportarci, non possiamo fare scelte basate su un atteggiamento euristico, su dei bias comportamentali che rischiano di farci fare scelte sbagliate, magari che all'apparenza sono più semplici. Non possiamo rimandare i problemi o far finta che non sussistono. No, bisogna adeguarci, bisogna comprendere che ci sono le soluzioni per proteggere meglio, più adeguatamente il proprio futuro, e bisogna pertanto abbracciare quelle soluzioni che il mercato offre, tra cui quella assicurativo, facendolo però con maturità e sensibilità verso quel mondo, sapendo che non si ci può fidare semplicemente su scelte emozionali, esclusivamente emozionali, sapendo che ci sono delle leggi oggi più che mai che tutelano il consumatore, imponendo regole sia a chi produce i prodotti, le compagnie, sia chi li distribuisce, gli intermediari, abbiamo visto nella scorsa puntata chi sono nei diversi ruoli, che impongono comportamenti uniformi e ben precisi, che devono garantire il principio del best interest, il massimo interesse, diciamo, il principio si deve dell'interesse migliore per il cliente, e lo devono fare seguendo regole ben precise. Ecco, ma ragionando intorno a questa parola che è un po' protagonista, insomma, della nostra puntata di oggi, patrimonio, insomma, io come posso, quante forme ci sono di tutela del mio patrimonio? Ce n'è una sola? C'è un unico prodotto? Ci sono tante strade? Come funziona? Assolutamente, Greta, al di là che poi ci sono sia compagnie che intermediari specialistici, diciamo, che magari si indirizzano in un determinato prodotto, però la generalità, la maggior parte è un agente, è un intermediario generalista, quindi che offre più soluzioni in grado di andare a coprire le diverse esigenze. Le diverse anche casistiche, no? Che possono capitare nella vita. Certamente, a maggior ragione oggi, perché se il rischio è sempre esistito, se il rischio non è mai eliminabile totalmente, ovviamente oggi, nell'epoca dell'incertezza, perché è sotto gli occhi di tutti, a parte che l'avvertiamo anche passeggiando, oggi l'insicurezza la respiriamo anche appunto nelle nostre città, ma l'insicurezza è sempre esistita, oggi lo è anche di più, perché veniva... Mi sentivo male, c'era lo Stato che interveniva. Veniva l'alluvione, c'era lo Stato che mi aiutava, anche se poi abbiamo visto che non è così. Tra l'altro poi è stata modificata dal 2012 la disposizione di legge quando, se non sbaglio, venne il terremoto nella zona del Modenese. E quindi, cari cittadini, le protezioni dello Stato sono sempre minori e sono cambiate anche alcune leggi rispetto. Non rimanete fermi alla convinzione che succede qualcosa, beh, sono protetto e garantito dallo Stato. Non è nella maniera più assoluta così. Ci abbiamo fortunatamente nel nostro paese ancora protezioni, però vengono sempre di meno, l'intervento dello Stato è sempre più debole, quindi dobbiamo renderci consapevoli che dobbiamo intervenire, dobbiamo
con delle strategie ben precise, dobbiamo farci accompagnare dal mondo assicurativo appunto per garantirci maggiore sicurezza. Quindi immaginiamo oggi la salute, la pensione con un sistema, oggi i regali, i comportamenti si dovrebbero basare, una volta esisteva il libretto di risparmio, oggi i nonni dovrebbero pensare a iniziare a fare il versamento fin quando i nipotini sono piccoli in un fondo pensione, con tutti i benefici che garantisce in termini economici, fiscali e via dicendo, che sono legate alle caratteristiche del prodotto, perché la pensione sarà uno dei problemi più grandi per le nuove generazioni, che se non affrontati fin da subito, nei tempi giusti, veramente possono mettere e compromettere il futuro dei vostri nipoti, dei vostri figli. Ci sono le soluzioni, però bisogna anche rendersene conto che ci sono e abbracciarle con un approccio intelligente, consapevole, come impone del resto la legge, perché non possiamo semplicemente fidarci perché ce l'ha proposto quell'assicurazione o quella banca o quella posta o quell'intermediario, beh, lo conosco. No, proprio perché i rischi sono tanti, un'analisi è fondamentale. Fare un'analisi dei propri bisogni e delle proprie esigenze è fondamentale, e anche attraverso la capacità di analisi che dimostra il consulente, l'interlocutore professionista che ho di fronte, si riesce a misurare la professionalità, la capacità, l'attenzione che ha verso il cliente, misurare quindi la qualità e l'allocentrismo verso il cliente del professionista nello svolgere la sua attività. Allora, magari nelle prossime puntate entreremo un pochino più nel merito anche dei vari prodotti, no? Che voi, sì, o quantomeno di quello che può essere, insomma, lo spazio, no, di azione. Però intanto noi vi abbiamo voluto far conoscere anche questa bella sede, qui abbiamo questo slogan che io adesso vedo nella vostra vetrofania, l'agenzia che ha a cuore la tua sicurezza, poi ve la faremo anche vedere, quindi se io arrivo per la prima volta qui nella vostra agenzia è un po' questo il colloquio che mi si propone di fronte, cioè ci conosciamo e cerchiamo di capire quali sono le... Noi ovviamente dobbiamo, al di là quello che poi è un approccio, e qui si gioca l'abilità anche del consulente venditore, con la propria capacità di emozionare oppure di sviluppare particolari doti e competenze tecniche, che si gioca anche la concorrenza tra un intermediario, certo, e l'altro. Però io parto da un principio, io penso che oggi più che mai, in virtù anche di quello che ci impone la normativa, che è quella di ricercare il migliore interesse del cliente, attraverso non una vendita prodotto centrica, ma partendo dalla conoscenza e quindi dall'analisi dei bisogni, delle esigenze dei clienti per trovargli le soluzioni migliori. Non a caso la normativa valorizza l'aspetto consulenziale, e questo deve essere, in un mercato estremamente competitivo, deve essere, come ho già ripetuto più volte, il punto di forza soprattutto dei professionisti d'eccellenza, agenti e broker che fanno appunto della consulenza, della vicinanza rispetto al cliente, della loro tecnicità anche in termini di prodotti, di soluzioni assicurative e previdenziali, il loro punto di forza rispetto a altri competitor che magari fanno della loro capillarità sul territorio, della loro di altri punti di forza, perché magari vedono più spesso il cliente, perché offrono anche servizi diversi da quelli assicurativi. Però io sono dell'idea, nel rispetto di quello che dice la normativa, che è fondamentale e intorno alla quale il cliente deve scegliere, deve valutare il proprio professionista, vedere se nelle fasi di analisi, di check-up delle sue esigenze, l'intermediario lo fa con attenzione, lo fa con deontologicamente e tecnicamente correttamente. Però poi un aspetto molto importante è che noi con la soluzione assicurativa
non vendiamo semplicemente un prodotto, ma vendiamo un'emozione. Perché dietro al fatto che se viene il terremoto, che ti crea dei danni materiali, ma anche morali, etici, notevoli, intanto ti aiuto a ricostruirti una vita, la fase di ricostruzione, di superare un momento veramente duro, ha dei riflessi anche emozionali, oltre che pratici e materiali. Certo, sì, sì. Il fatto che io ti accompagno lungo la vita per proteggerti se ti viene un infortunio, se un infortunio ti può mettere in ginocchio. E cari cittadini, sappiate che anche dalle ultime rilevazioni dell'INAIL, nell'ambiente domestico, cioè nella casa, quella che noi consideriamo la più sicura, ci sono oltre 4 milioni e mezzo di infortuni, di incidenti all'anno. Allora riflettiamo, l'assicurazione è fondamentale anche là nel nostro nido d'amore, dove la riteniamo sicura, dove riteniamo che la nostra vita possa essere protetta. Non è così, però ci sono le soluzioni per rendere la nostra vita con le nostre emozioni più sicura, più tranquilla e più serena. In fondo la serenità è un'emozione, la felicità, il poter affrontare la vita con maggior sicurezza, un'emozione. Ecco che noi abbiamo scelto questo slogan, perché noi dietro la vendita di una polizza c'è una consulenza che mi permette di conoscere e soddisfare al meglio il nostro cliente, e nel soddisfarlo al meglio io gli garantisco di emozionarsi. Io non solo tutelo materialmente il mio cliente, ma lo tutelo a livello emozionale. E per questo vorrei dire una cosa: siccome i clienti sono sempre convinti di scegliere con razionalità, ma nella realtà, nel nostro modo di essere biologico, ce lo dicono le neuroscienze, gli esperti del settore, l'incidenza nelle scelte del fattore emozionale è molto forte, e l'emozione non spegniamola mai. Però dico, attenzione, a me piace emozionare, credo in una vendita anche emozionale, perché l'emozione è un valore da difendere, anche attraverso garantendo il patrimonio e quella materialità che, se sana, a volte ci aiuta ad emozionarci anche meglio. Ma attenzione, quando avete di fronte un interlocutore professionista che vi vuol vendere la polizza, non vi fermate alla sua capacità di farvi emozionare, ma valutate anche la sua capacità di approccio e soprattutto di analisi delle vostre esigenze, perché solo una vendita consulenziale, così come impone la legge, dove l'analisi delle esigenze è fondamentale, sarà positiva per voi, per la vostra sicurezza, ma anche per la professionalità dell'intermediario. Non fate di quando siete di fronte al vostro interlocutore, non vi accontentate che vi faccia semplicemente due domande e firmare il foglio, in fondo il questionario del demand and needs, cioè di coerenza, ma approfondite insieme a lui, cercate di comprendere perché quella soluzione è migliore di un'altra o perché dovrei comprare quella soluzione. Non abbiate paura del vostro intermediario, del vostro agente, del vostro broker, perché lui è per accompagnarvi, vi vuole accompagnare sempre nel corso della vita per garantirvi la sicurezza, e lui costruisce il suo successo, il suo reddito attraverso la vostra sicurezza, servendovi al meglio, soddisfando al meglio le vostre esigenze. Quindi non abbiate paura di pretendere, non abbiate paura di chiedere, e sappiate che la soluzione assicurativa è fondamentale in questa epoca dell'incertezza, e i vostri intermediari, e in particolar modo quelli che rappresentano nel loro DNA principalmente le caratteristiche per garantire professionalità e competenze tecniche elevate, lo fanno nel modo giusto per garantirvi sicurezza nel tempo. Quindi assicuratevi, assicuratevi in maniera consapevole, perché non possiamo continuare ad affrontare un'epoca dell'incertezza affidandoci al fatto
alla sorte. Io ho un altro slogan col quale, se sei d'accordo, vogliamo chiuderei. Vogliamo chiudere, certo, questa bella chiacchierata all'interno della vostra agenzia. Prego. Io dico sempre ai miei clienti, come slogan, ovviamente dopo aver analizzato bene l'analisi, io dico sempre: nell'epoca dell'incertezza, con il venir meno delle protezioni dello Stato, non ti affidare alla scaramanzia, ma costruisci la tua sicurezza con la nostra agenzia, perché abbiamo a cuore la tua sicurezza. E oggi, cari clienti, sono certo che tutti voi desiderate la sicurezza. Riflettete, perché nessuno di noi è sicuro, oggi più che mai. Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi. Ma tu lo sapevi che il matrimonio reale è costato quasi 36 milioni di euro? Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale. E tu lo sapevi che sarà riconosciuto un indennizzo maggiorato in caso di furto dei regali di nozze? Certo, lo sapevo. Non lo sapeva. Solo un agente Sara sa sempre come sorprendervi con soluzioni efficaci e innovative. Agenzia Sara Arezzo Arno, l'agenzia che ha a cuore la tua sicurezza. Ad Arezzo, in piazza Gori e Zucchi 7 e con i punti vendita di Città di Castello, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino e Cesa. Se gli altri fanno i saldi, noi facciamo gli sconti. Ottica Franchini, in via Marco Perennio, via Garibaldi, via Vittorio Veneto. Thank you.